Ok, Shalom. Shalom, che significa pace nell'antico ebraico, la nostra lingua santa, la Shuan Kadash. Sono qui oggi per portare la parola di verità, per insegnare e portare la profezia della caduta di questo regno, della fine di questo regno e dell'arrivo del nuovo regno, che è quello là che ci è stato promesso dal nostro Salvatore, il figlio del Creatore Altissimo, Yahweh Shai. Prima di iniziare ho dovuto dare la gloria, potere e onore a Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai, Ba'ashem Kakudash. Yahweh è il nome del padre nell'antico ebraico e Yahweh Shai è il nome di suo figlio nell'antico ebraico. Colui che oggi il mondo chiama dall'ignoranza con il nome di Gesù Cristo e conosce con la falsa immagine di Cesare Borgia. Voglio dare i miei doppi onori agli anziani apostoli della Great New Stone, GMS, per avermi insegnato questa verità. E voglio salutare tutti gli eletti della casa di Israele che si impegnano e faticano per portare la verità e fare il lavoro del Padre nostro. Shalom e Barakatah Magia. Oggi, attraverso la Sacra Scrittura, la Sacra Bibbia, che è la nostra mappa, è la nostra bussola, è il nostro bastone, è la nostra storia. È la storia che riguarda noi, che riguarda il popolo di Israele, il vero popolo di Israele. Il vero popolo di Israele oggi è conosciuto in maniera sbagliata. Il vero popolo di Israele oggi sono i così chiamati neri, i latini e i nativi indiani d'America. Questo è il vero popolo di Israele. Quelli che oggi occupano la terra di Israele sono degli impostori, come dice la scrittura. L'abbiamo già portato altre volte questa storia, sicuramente la approfondiremo, ma oggi quello che voglio portare è il capitolo della Genesi, il capitolo 1, perché è importante capire l'origine, è importante capire l'inizio, e quindi attraverso la Ruach HaKodesh, che è lo Spirito Santo, voglio dare l'interpretazione al libro della Genesi, al capitolo 1, perché c'è stato un po' raccontato come una favola, c'è stato un po' raccontato come la favola, una fiaba, che sembra quasi venuta fuori, ecco, da una favola, che il padre con la bacchetta magica è arrivato e in 7 giorni ha creato la terra, ha creato l'uomo, ha creato tutto questo. Come dice la scrittura, un giorno per il padre, andiamo a vederlo, lo troviamo nel libro di Pietro. Secondo Pietro, capitolo 3, versetto 8, dice: carissimi, c'è una cosa che non dovete dimenticare. Per il Signore lo spazio di un giorno è come 1000 anni, e 1000 anni sono come un giorno. Quindi la terra non è stata creata in 7 giorni, la terra è stata creata in 7000 anni, quindi è da premettere questo. Ci sono voluti 7000 anni per la creazione del pianeta Terra, e non 7 giorni, perché, come dice l'antico testo ebraico, quando si riferisce al termine di giorni di tempo, usa la parola Yavam. Yavam nell'antico ebraico significa lasso di tempo, e come poi abbiamo visto sia in Pietro, ma possiamo vederlo anche nei Salmi. Salmi. Salmi 90, versetto 4,
dice, per te 1000 anni sono come un giorno di ieri che è passato, come un turno di guardia la notte. Quindi ecco, premettiamo che ci sono ogni giorno per il Padre nostro sono come 1000 anni. Quindi la terra è stata creata in 7000 anni, non in 7 giorni. Ma andiamo a leggere Genesi dal capitolo 1, così per dare la logica, la chiarezza alla creazione, e non raccontarvela come una favola, una fiaba che non ha alcun senso, che posso testimoniare per parenti e conosco che proprio attraverso la favoletta della creazione dell'Adamo ed Eva e della mela molti si sono allontanati perché non trovano logica, anzi trovano più logico credere nella scimmia. E questo è stato la confusione che hanno creato le religioni. Religioni che non vengono dal Padre, non vengono dall'alto, ma vengono dall'uomo. E le religioni hanno solo lo scopo di confondere, di allontanare dalla verità. Nelle religioni non c'è verità. Quindi l'invito che faccio io a tutti quelli che sono chiamati in questa verità è di allontanarsi dalle religioni, di allontanarsi da tutte le religioni, da chiamare il Padre, il Figlio, da conoscergli il nome vero e conoscere la propria identità, conoscere la vera propria identità che i così chiamati neri, i latini, i nativi indiani d'America sono i veri israeliti. Quindi andate a scavare nel vostro passato. Nel caso mio, che vengo dal sud Italia, nel nostro passato, fino al 1860 noi eravamo sotto eravamo il regno delle due Sicilie. 150 anni fa siamo stati conquistati dal regno d'Italia. Se no, fino a 150 anni fa noi eravamo un altro regno, un altro popolo, che se andiamo a scavare nel passato è stato un popolo che è stato conquistato dai Mori, una tribù di Israele, dalla tribù di Giuda, che hanno conquistato anche gran parte della penisola iberica e sono poi così chiamati saraceni. La bandiera della Sardegna possiamo vedere, la bandiera dei quattro mori, che sono quattro teste di colori, ecco, quelli sono i nostri antenati. Qui si spiega anche perché noi del sud siamo più scuri di pelle e siamo caratterialmente, spiritualmente, siamo molto simili anche ai latini, che sono, ecco, che appartengono anche loro alla casa di Israele. La storia è profonda, andate a cercare perché vi regala la vita. Anzi, come dice il libro di Giovanni, il Vangelo di Giovanni, non mi ricordo il versetto, adesso lo troviamo. Giovanni, capitolo 8, versetto 32, così dice Yahweh Shai, così conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. E quindi sì, attraverso la Ruach HaKodesh, che è lo Spirito Santo, per il quale, come dice Yahweh Shai sempre nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 14, versetto 15, se mi amate osserverete i miei comandamenti e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore che starà sempre con voi, lo Spirito della Verità. E quindi il messaggio che portiamo è un messaggio di verità, perché questa verità non viene da noi, ma viene direttamente da Yahweh Bashem, Yahweh Shai, o Yahweh Shai, che è una conoscenza che non può venire dall'uomo, viene solo dall'alto. E questa conoscenza è quella là che ci rende liberi perché ci toglie dalle catene di questa società che allegoricamente è la bestia. Quindi la verità ci rende liberi, ci fa staccare da tutti i vizi e non ci fa correre dietro a quello che la società ti ha dato come esempio. Ti ha dato come esempio di arricchirti, ti ha dato come esempio di fare carriera, di
comunque filosofia e dottrina sbagliata, comunque ti ha dato anche esempio di non osservare i comandamenti, che i comandamenti sono la base della civiltà, la base della vita. Comunque non voglio prolungare, cioè non voglio distaccarmi dal messaggio che volevo, dal quello che volevo portare oggi, e volevo portare la Genesi, il capitolo 1. Ok, Genesi, capitolo 1, versetto 1, iniziamo. In principio Dio creò il cielo e la terra. Il mondo... Vabbè, fermiamoci un attimo qua sul capitolo 1, sul versetto 1, perché è importante dare una spiegazione. Quando si parla di Dio, all'origine della parola Dio, se si va a vedere, significa potere. E in questo caso, se andate a vedere nella Blue Letter Bible, le origini della parola ebraica di questo versetto è in principio i poteri, le potenze crearono il cielo e la terra, perché non è stato solo il Padre Nostro a creare, ma è stato il Padre Nostro con l'aiuto di suo figlio, nostro re Yahweh Shai, e con l'aiuto delle potenze angeliche, delle schiere angeliche. Quindi quando si dice in principio Dio creò il cielo e la terra, sta parlando di Yahweh, di Yahweh Shai e degli angeli, perché dal comando del Padre Nostro alla parola di suo figlio, a tutti gli angeli, è stata data gli ordini di creare sono venuti su questo pianeta e di creare la vita, di creare oltre alla vita anche di combinare tutti gli elementi che fanno parte di questa terra qua. Infatti quando andiamo a leggere, il mondo era vuoto e deserto, le tenebre coprivano gli abissi e lo spirito di Dio soffiava su tutte le acque. In questo caso qua sta parlando dello spirito di queste potenze che prima di arrivare sul pianeta Terra, per esempio le acque, quando dice aleggiavano sulle acque, per acque la parola nell'antico ebraico è Mayam. Shalom. La parola nell'antico ebraico per acque è Mayam, mentre nei testi originali, quando parla che aleggiava, lo suo spirito aleggiava sulle acque, dice Shamayam, e Shamayam significa spazio, significa atmosfera. Quindi in questo caso qua dice che quando sono arrivati verso il pianeta Terra, perché chi ha dato la vita a noi, il nostro Padre Onnipotente, suo figlio e gli angeli, sono arrivati da un altro pianeta, arrivano dall'universo. Lui è il re Yahweh, è il re, il padrone dell'universo. Quindi quando sono arrivati su questo pianeta Terra a creare quello che oggi noi stiamo vivendo, sono arrivati, e quindi quando dice lo spirito aleggiava sulle acque, significa che era l'atmosfera, stava sopravvolava sopra l'atmosfera. Cioè quindi lo spirito delle potenze si trovava nello spazio. Scusami, non ti volevo interromperti. Ma scusa, ma lo fai per te stesso o siete un credo religioso? Dopo che ho saputo questa verità, dopo che ho conosciuto questa verità, non riesco a stare a casa. Ah, vuoi diffonderla tipo? Devo diffonderla, sì, non sono io che lo comando. Cioè la carne la comando io, ma lo spirito dentro di me dentro lo di comanda te, il Padre mio. Sì, capito. Quindi quando sono venuto alla scoperta che l'immagine che oggi noi conosciamo come Gesù Cristo, come il figlio del Padre, è l'immagine di Cesare Borgia, il figlio di un papa del 1500, mentre l'immagine vera come è scritta nella Bibbia è di colore nero, e questi, l'immagine vera dice che il braccio e gambe sono di colore bronzo bruciato, come puoi vedere anche il tuo colore, e che i capelli sono i capelli come lana. Chi è che ha i capelli come la lana? I neri hanno i capelli come la lana. Sì, è vero. Sì. Quindi quando io ho scoperto questa verità qua, non posso stare a casa zitto, capito? Ma che poi sicuramente non vengono da un altro posto. Sì, ho capito. Quindi oggi bravo. Sto portando questa verità, sto portando la verità che ci hanno ingannato. Hanno messo un'altra immagine, hanno messo che poi qua ti spiega anche... Loro sarebbero il vero Satana, sarebbe il Vaticano. Bravissimo. Ma a parte sarebbe anche proprio l'uomo bianco, se per questo. La maggior parte dell'uomo...